Ciao amici di Nexus Lab, sono Alessandro e oggi andremo a scoprire l'HTC One X e l'HTC One S in questo nostro video confronto sia sul design sia sulle prestazioni dei due hardware fortemente diversi. Come potete vedere già le scatole sono con un design praticamente identico, soltanto più sottile, dotazione all'interno identica anche in questo caso. Ecco i due device, andiamo a capovolgerli. Abbiamo l'HTC One X, l'ammiraglia dell'azienda asiatica, e l'HTC One S, che sarebbe il cellulare di fascia medio-medio-alta, sempre di HTC per l'appunto. Come potete vedere il design è piuttosto simile, riprende comunque i classici punti fermi di HTC. Abbiamo un lato sinistro identico con una presa micro USB, lato superiore col jack da 3,5, il tasto di blocco sblocco del telefono, parte sinistra con il bilanciere del volume, anche questo stile praticamente uguale, parte inferiore col microfono e per il resto pulito. HTC One X pesa leggermente di più, non eccessivamente, siamo sui 130 grammi, 134x69x8,9 mm di spessore. L'HTC One S è più leggero ma anche più piccolo, 119 grammi per 130x65x7,8 mm, quindi evidentemente più sottile ma non molto più leggero. Questo da cosa è dovuto? Dalla differenza di materiali impiegati. Il One S infatti è prevalentemente in metallo, come potete vedere, ed entrambi sono monoscocca. Il One S comunque da questo punto di vista è leggermente diverso, come potete vedere. Per inserire la micro SIM bisognerà togliere questo vano superiore e qua metteremo la nostra micro SIM. Per il One X la situazione cambia, poiché abbiamo questo slot da sbloccare tramite una puntina di metallo o l'apposita puntina che è già integrata nella scatola. Come potete vedere il One X ha inoltre questi 5 pin metallici con cui si aggancia ad eventuali dock. Entrambi hanno la cassa posteriore nella medesima posizione, logo Beats Audio, fotocamera da 8 megapixel per il One X, fotocamera da 5 per il One S. Entrambi hanno il flash LED. Andiamo a sbloccare i terminali. Ok, ho impostato entrambi i terminali su una risoluzione sulla luminosità massima, in modo da vedere un attimo la qualità dei display. Vi faccio vedere anche questo aspetto, display, luminosità al massimo, display e gesti, luminosità al massimo. Come potete vedere il bianco è già fortemente diverso. Nel One S abbiamo un display da 4,3 pollici con tecnologia Super AMOLED, non HD poiché questo ha una risoluzione 960x540 pixel, mentre il One X ha un display più risoluto da 1280x720 pixel, 4,7 pollici ma con tecnologia Super LCD 2. Entrambi montano un vetro Gorilla Glass. Andiamo a vedere delle immagini identiche. Qua abbiamo anche uno sfondo, togliamo questo, uguale. Potete vedere, si vede ottimamente in tutti e due i casi. Abbiamo un nero più nero nel One S, ma questa è proprio un'immagine che risalta i neri. Quindi andiamo ad aprire altre immagini uguali per entrambi i terminali. Download,
Ok. Avevamo fatto questo confronto anche con un articolo dedicato, ma ve lo ripropongo in video che potrebbe essere migliore per voi. Tutte le foto. Andiamo a scaricare una foto. Andiamo nel browser, così vediamo anche la velocità del browser, internet. Sta aprendo nello stesso momento la medesima pagina. Facciamo prima il confronto del browser. Adesso abbiamo il flash player disattivato. Architettura differente per i due telefoni di HTC. Qua abbiamo un quad core Tegra 3 da 1,5 GHz. Qua abbiamo un dual core della Qualcomm S4 da 1,5 GHz. Andiamo a aprire nel medesimo istante, abbiamo la stessa connessione wifi in entrambi i telefoni. Andiamo a cliccare. Purtroppo qua ci ha aperto la versione mobile, quindi logicamente è più veloce. Andiamo a impostare visualizzazione desktop e ripetiamo la prova con un'altra pagina. Disattiviamo il flash in entrambi, poi ripetiamo la stessa prova col flash attivo. Aspettiamo che finisca di caricare la pagina. Sia del One X sia del One S trovate le nostre recensioni sul blog annesse video recensioni. Ok, andiamo a aprire la pagina. Come potete vedere, ho notato che il One S, pur avendo un hardware teoricamente inferiore, è leggermente più veloce. Per quanto riguarda invece Pinch to zoom, entrambi sono eccezionali da questo punto di vista. Doppio tap. Ok. Proviamo a aprire un'altra pagina e poi attiviamo il flash player. Zoomo un pochino. Anche in questo caso leggermente più veloce. Niente di eccezionale, ma in questo caso vediamo come il dual core si comporti meglio del quad core in ambito di navigazione. Parliamo di non secondi, ma centesimi di secondo, quindi fateci caso. Adesso col flash player andremo a caricare pagine leggermente più pesanti. Proviamo ad andare di nuovo su. Ok, andiamo sul Corriere. Ricerchiamo la pagina in entrambi. Ok, andiamo a caricarla adesso. Adesso vi ricordo abbiamo il flash player attivo e come potete vedere l'attivazione del plugin flash player nell'HTC One X rallenta notevolmente la navigazione rispetto al One S, naturalmente. Non è che sia debilitante questa cosa, però ci abbiamo fatto caso. In più, la navigazione non risulta fluidissima nel One X. Come potete vedere, il pinch to zoom è
non è performante. Chiudiamo un attimo questo. Non è performante come nel One S. Andiamo a caricare un altro articolo interno. Sempre riguardante il flash. Non ce l'ha preso in entrambi. Purtroppo i cellulari risultano tutti e due un po' debilitati dall'attivazione del flash player. Apriamo un altro link che magari gli piace di più. Come potete vedere, il caricamento è notevolmente maggiore nel One S con il flash player. Senza flash player questo caricamento è praticamente identico. Aspettiamo un attimo che si carichi interamente la pagina e attiviamo il video. Qua l'abbiamo già attivato, qua stiamo ancora aspettando. San Raffaele di Milano studiamo il DNA per trovare la cura giusta per ogni paziente. La tua è scritta nel tuo DNA. Scrivi il nostro codice nella tua dichiarazione. Un forte odore. Ok. Andiamo adesso invece ad analizzare la qualità del display. Gas, altro. L'esplosione e il crollo di due palazzine. Scusate, togliamo. O al volume, ok. Ok. Storico di Conversano nel Varese, nelle immagini di Telenor, benefici sventrati e macerie. Andiamo a vedere adesso delle immagini. Richiediamo il sito non desktop. Ok, andiamo a vedere, scusate, immagini in HD, immagini in HD, così andiamo a vedere esattamente le medesime immagini. Andiamo ad aprire questa, campo verde. Andiamo a salvarle. Non ve le faccio vedere direttamente sul browser web, poiché la gestione della luminosità nel browser si gestisce con un'impostazione separata, quindi la prova sarebbe sfalsata. Andiamo a scaricare un'altra immagine, un po' più particolare, in cui viene evidenziato magari i colori. Andiamo su questa qua del fondale marino, dove si vede un bel blu. Scarichiamo l'immagine. Faccio questo davanti a voi per farvi vedere come non abbiamo modificato l'immagine, come la fonte sia la stessa e quindi come il confronto sia reale. Galleria. Andiamo a vedere questa immagine blu. Le immagini sono distintamente differenti. Il blu è più profondo nell'immagine del One S,
i colori sono un po' più naturali in quella del One X. Come potete vedere, zoomiamo anche i due terminali. E giudicate voi stessi. Cambiamo immagine, abbiamo anche quest'altra di un'immagine di un campo da golf. Come potete vedere, il verde è più chiaro, come detto prima, forse più naturale. Qua abbiamo un verde un po' più sparato, mi piace dirlo sempre, con gli AMOLED che sparano un po' questi colori, li saturano. È un effetto che può piacere. Sui neri quindi un vantaggio sicuramente il Super AMOLED del One S, sui colori è questione di gusti. A livello di luminosità, allora, per i bianchi preferisco i bianchi del One S, come andiamo a vedere anche qua con questo messaggio, ok, che ha un bello sfondo bianco. Come potete vedere, il bianco del One S è più bianco del bianco opaco che abbiamo sul Super LCD 2 del One X. Entrambi ottimi terminali, gusti diversi. Mi piace molto il design del One S, piccolino. Entrambi non hanno la batteria rimovibile, a parte con qualche accrocchio, quello naturale. Due terminali che si assomigliano ma hanno un cuore fortemente diverso. One S costa meno, siamo sui 100-150 euro in meno. Il One X si trova ancora sui 500-540 euro. Valutate bene l'acquisto nel caso siate interessati alla serie One. Esiste anche il One V che vi andremo a presentare poi successivamente. Un saluto da Alessandro per Nexus Lab.